Paolo ci chiedeva, state dicendo, ed è evidente dai dati, che nel lungo periodo gli indici salgono sempre. Problema, come diceva qualcuno, nel lungo periodo saremo tutti morti. Chi vuole cominciare? Guarda, io la citazione è di Keynes. Keynes, tra l'altro, non tutti sanno che era anche un trader, cioè, quindi, voglio dire, aveva questa caratteristica particolare. È vero che nel lungo termine siamo tutti morti, quindi questo è assolutamente giusto, però nei grafici stiamo vedendo la fine dell'anno, cioè non è che non avevamo questa pretesa di andare a vedere sempre quello che sarebbe successo dopo 5 o 10 anni. È vero che il mercato tende sempre a crescere, soprattutto se noi siamo ottimisti, perché tanto le strade sono due, questo Davide lo dice spesso, quindi non è che ti voglio rubare la parola, però abbiamo essenzialmente due strade davanti a noi. Allora, o siamo ottimisti e crediamo che l'umanità troverà sempre un modo per aumentare la sua produttività, troverà sempre innovazioni e andrà sempre verso il futuro, poiché sia gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India o non lo so, la Libia, poco importa, però complessivamente si andrà verso il futuro. E quindi è automatico che questo possa accadere. Ci possono essere dei momenti anche lunghi, c'è cioè il decennio perduto, dove il mercato azionario non ha avuto incrementi di valore, quindi ci possono essere anche fasi anche di 10-15 anni dove il mercato azionario non cresce. Però se siamo ottimisti non abbiamo alternative, perché l'unica alternativa è quella di una depressione economica duratura, quindi di una recessione, una grande recessione tipo quella degli anni 30, dove però i nostri investimenti sarebbero l'ultimo dei problemi, perché ci dovremmo preoccupare prima di trovare un posto sicuro dove andarci a nascondere, perché ci sarebbero saccheggi nelle città e quindi sarebbe messa a rischio proprio la nostra sicurezza. Dovremmo trovare del cibo, come procurarci del cibo, quindi gli investimenti lì sarebbero veramente l'ultimo dei problemi. Quindi ci sono tante vie di mezzo, ovviamente tra la situazione più ottimista e la situazione meno ottimista, però dobbiamo essere moderatamente ottimisti. Sì, io aggiungo che per chi legge la newsletter proprio in settimana, io ho scritto, ovviamente facendo una battuta che però voleva essere un ragionamento serio, ho scritto che un cittadino di Mariupol non se ne fa nulla dell'ETF che investe sulla blockchain in questo momento che gli stanno bombardando in testa. Ecco, quindi era un po' una battuta, ma per dire cosa, che è vero quello che ha detto, però appunto la differenza tra parlare di teoria e poi fare sta nel fatto che quando cominci a fare ti rendi conto che le tue azioni hanno, cioè devono confrontarsi con la realtà. E la realtà non è che ci dà chissà quali grandi alternative, perché se non vuoi investire per il lungo periodo, che vuoi fare? O ti metti a speculare per il breve termine, ma non stai investendo, stai facendo in tanti casi un'attività lavorativa, come io dico sempre alle persone, il trading o l'immobiliare o tutte quelle cose che vi dicono, quando fatti con un orizzonte temporale di breve termine e un elevato impegno vostro a livello temporale, a livello di stress e a livello di rischi, non è più un investimento, è un'attività di impresa. O non investi perché sei pessimista e quindi a quel punto breve termine e lungo termine per te è uguale. Poi voglio dire, cioè, lungo termine parliamo di 10 anni, voglio dire, ammesso. Magari ci sarà qualcuno che ci segue che ha 102 anni e a cui auguro di vivere 150 anni. Io suppongo che la maggior parte delle persone che ci seguono, che ci stanno seguendo, avranno tutti quanti un'età tale per poter vedere, salvo catastrofi che non auguro a nessuno, che cosa sarà del mondo tra un decennio. Non è che stiamo parlando, cioè 10 anni passano abbastanza velocemente, voglio dire, non è che stiamo parlando di 50 anni o di un secolo. Non stiamo dicendo aspettiamo il prossimo giubileo. O, non lo so, aspettiamo il prossimo, la prossima, diciamo, non lo so, o il prossimo evento astrale, pianeti che si incrociano. No, cioè parliamo di 7-10 anni, quello comincia a essere già un termine ragionevole per gli investimenti, posto che ci può essere il decennio perduto. Ma appunto la domanda è: quali sono le alternative? Cioè, le alternative sono non investire, mettersi a fare altro che non è investire. Ma è speculare, dove il 90% delle persone perde soldi o se lo fa con successo
sta facendo un lavoro, non sta più investendo, e suppongo che tutti quanti voi abbiate un lavoro o un'occupazione, quindi significherebbe cambiare lavoro, non investire i soldi, o fare un altro lavoro se già ne avete uno, o non far nulla, cioè non è che ci sono tante alternative. Volevo giusto aggiungere anche un'altra cosa, anch'io, è che è vero che prima o poi tutti dovremo lasciare questo mondo, perché ancora non hanno inventato la vita eterna. Però molte volte, ad esempio, i nostri investimenti possono passare di mano. Quindi magari io ho iniziato un percorso, però magari all'improvviso vengo a mancare, mi auguro di no, però i miei investimenti passano ai miei figli. Quindi anche l'orizzonte temporale, magari io voglio vedere i frutti di quello che ho fatto, però anche qualora non ci riuscissi, comunque li lascerei, e mi auguro, a persone che li sappiano poi insomma gestire. Quindi anche il concetto di lungo termine va sempre un po' visto, perché talvolta le persone mi dicono: io vorrei iniziare qualcosa per mio figlio, quindi c'è l'esigenza comunque del trasferire il patrimonio, e anche questo comunque dobbiamo tenerne conto quando parliamo di orizzonte temporale.